Ne vogliamo parlare? Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Sicuramente dal titolo avete già capito dove andiamo a parare, ovvero Haul di Temu. Non vedevo l'ora di farlo, finalmente lo faccio anch'io. Quindi niente, mettetevi comodi perché all'inizio del video avrete visto il pacco, è veramente grande, quindi cominciamo subito. Ecco qua il pacco mega gigante, non vedo l'ora di aprirlo per mostrarvi le cosine che ho preso, sono molto interessanti ed intriganti. Prima che me lo chiediate, il pacco ci ha messo meno di 2 settimane ad arrivarmi, quindi sono molto contenta, ce l'avevo lì da qualche giorno, non vedevo l'ora di aprirlo, ma volevo assolutamente farvi il video. E oltretutto colgo l'occasione per lasciarvi anche il mio codice sconto per Temu e ve lo lascio anche sotto in descrizione con i link delle cosine che vi sto per andare a mostrare. Ok, andiamo ad aprire il pacco. Io lo apro così, vediamo se ce la faccio. Sì, wow, c'è già tantissima bella robetta dentro. Prima cosa pescata dal pacco, non capirete niente, quindi la vado ad aprire. Ho preso questo bellissimo portasapone trasparente perché così si vede, insomma, dove sta il sapone. Perché ogni tanto non so se vi è mai capitato di comprare magari quei bellissimi portasapone molto estetic, però che magari sono tutti colorati e quindi non si vede il livello del sapone, non sapete mai quando dovete andare a rimetterlo. Questo top. Altra cosina super cute che ho preso, ovvero questo portagioie molto utile da viaggio, quindi se magari viaggiate qua potete mettere le vostre cosine, ma adesso lo apriamo, che bello. Io ovviamente l'ho preso con la mia iniziale, cioè guardate che meraviglia. Poi sapete, io amo il rosa, sono vestita di rosa, guardate che bello. Adesso lo apriamo che vediamo meglio com'è fatto, comunque molto compatto e quindi proprio adatto per i viaggi portatili, guardate che bello. Come è fatto bene dentro, cioè qua potete mettere sia gli orecchini che non si muovono, che gli anelli, qua magari le catenine, le collane, qua potete fare un misto, oltretutto c'è, diciamo così, il cosino per separare tutto. Guardate che meraviglia, ma è bellissimo, questo è fatto super bene, oltretutto è rigido, quindi bello resistente, cioè non è che si piega, quindi non so, nella valigia, nella borsa. Utile, utilissimo, top. Questo ve lo straconsiglio, veramente veramente carino. Oltretutto sono andati viralissimi questi utensili per la cucina. Mi pare di averli presi nella colorazione rosso. Non vedo l'ora di aprirli per mostrarveli. Eccoli qua, ho aperto. Adesso li tiriamo fuori insieme. Mamma mia, sono tantissimi. E c'è anche questo per riporli dentro. Ma guardate che carino, bellissimo. Adesso ve li faccio vedere tutti quanti, cioè guardate qua quanti sono. Oltretutto sono di silicone ma col manico in legno, ma sono bellissimi. Questi, vi dico la verità, li ho presi per mia mamma e ne sarà entusiasta perché non gliel'ho detto che gliel'ho presi. Guardate che bello, questo è per glassare tipo i dolci, la spatolina. Scusate, non chiedetemi nomi pratici perché io non cucino, quindi non so bene. Questa è una frusta, questo lo so, per montare tipo la panna, non lo so, per fare i dolci, ma guardate che bella. Cioè, sono bellissimi, queste mi piacciono tantissimo. Cioè, guardate che belle. Le pinze per afferrare le cose, molto leggere ma belle e maneggevoli. Questi sono veramente top. E poi, cioè, guardate quanti. Ci sono questi mestoli, non so se dovete tirare sulla pasta, anche solo per assaggiarlo, perché qua cade l'acqua. Poi tantissime spatoline, non so, per girare anche le frittate. Che meraviglia. Sono veramente tanti, uno più bello dell'altro. Veramente ne avete veramente tantissimi, ce ne. Cioè. Boh, avete fatto il set da cucina prendendo questi, bellissimi. Oltretutto c'erano in tanti altri colori. Questi ve li consiglio tantissimo. Adesso li vado subito a far vedere mia mamma perché sarà super contenta. Ovviamente, amante del rosa e delle lucine, come potete vedere, c'è una lampada vivente praticamente in questa stanza. Ho preso anche queste, guardate che carine, delle lucine fatte a fiori. Ovviamente, adesso le andiamo subito a provare per vedere come sono. Cioè, guardate com'è, sono carini e romantici. Penso che magari li metterò qua intorno alla Makeup Collection o magari stanno bene anche lì vicino al termo perché fanno una bella luce calda. Sono veramente carini. Poi mi serviva una ring light e quindi ho preso questa. Adesso la apro subito perché voglio vedere com'è. Ok, l'ho montata. Guardate che carina, molto piccola.
Cioè, ci ho messo veramente 2 secondi e vediamo un po' la luce. Beh, beh, vediamo se... Ok, così penso che sia normale. Così è fredda, così è calda. Molto, molto, molto carina. Mi serviva perché veramente non ce l'avevo più. Questa è super utile, veramente costa niente. Se magari fate video come me o comunque anche solo per tenerla lì, non so, per qualsiasi cosa, cioè è veramente utile una ring light. Bella, bella, bella. Poi mi piace anche molto il piedistallo. Molto, molto carina. Ok, non mi ricordo cos'altro ho preso, però qua ci sono due bei pacchetti chiusi, quindi direi di aprirli per andare a vedere che cosa c'è dentro. Ho spento la ring light qua davanti perché secondo me sflashava un po' troppo. Comunque ho aperto il pacchetto e mi è venuto subito in mente. Che bello. Questo è veramente bello. Cioè, si vede già da qua. Che meraviglia. Cioè... Parla già da solo ed è incellofanato, ma che bello. Allora, niente da dire, cioè, questo portagioie parla da solo, guardate che bello. Qua ha gli scompartimenti già divisi dove potete mettere, che ne so, gli anelli, gli orecchini piccoli. Poi sotto invece c'è questo cassetto che è già diviso, mentre l'ultimo... È tutto vuoto così. Oltretutto mi ricordo che c'erano di altri colori. È possibile che ci fosse anche rosa, però magari in quel momento era sold out, grigio. Non mi ricordo perché probabilmente se ci fosse stato rosa, mi sa che l'avrei preso rosa. È bellissimo. Questo veramente mi fa volare. Questo adesso gli trovo una postazione qua. Mi sa che me lo metto proprio qua. È bellissimo. Questo veramente lo sfrutterò tantissimo, anche perché io ho i gioiellini buttati in un cestino, infatti non li uso mai proprio per quello, secondo me, perché sono tutti aggrovigliati e messi male. Cioè, così ho risolto veramente il problema. Questo ve lo straconsiglio, è molto semplice, è vero che è plastica, però qua è velluto, poi c'ha questi pomellini, cioè è veramente, veramente fatto bene, anche questo costava niente. Adesso vi giuro, sono veramente curiosa perché non mi ricordo che cosa ho preso, veramente potrò sembrare stupido, ma non mi ricordo, quindi andiamo ad aprire l'ultima scatoletta. Ovviamente l'ho già tirato fuori, cioè vedete che era bello protetto perché c'era il polisterolo e penso che sia la cosa più cute del video. Guardate che meraviglia. Aspettate che devo assolutamente abbassare la luminosità perché dovete percepire. Cioè, ma guardate che meraviglia. Sapete che cos'è? È un portapennelli. Infatti adesso ci andiamo a mettere qualche pennello dentro. Così vediamo un po' com'è. Cioè, ma guardate che carino. Ma è bellissimo. Questo anche lo metto lì. Adesso vedo un po' come sistemare le cose e ve le faccio vedere anche un attimo. Ho già sistemate, metto un po' a posto, vi faccio l'ultima ripresa che vi faccio un po' vedere qua come è venuto. Adesso c'è un casino, lasciate perdere. Metto a posto e vi faccio subito vedere. Ciao, eccomi. Ho girato la fotocamera, ma guardate che carino. Oltretutto, qua c'è la ring light, guardate che bella luce che fa. Questo è il cavalletto della telecamera. Cioè, ma guardate che cute. Troppo carino. Bellissimo. Qui ho messo questo con i pennelli. Qua ho messo il portagioie. Ma quanto sta bene. È bellissimo. Mi piace tantissimo, veramente. Ho dimenticato di farvi vedere anche questi, che sono degli stampi di silicone, potete farci quello che volete, nel senso, io li ho pensati da usare per il cane, insomma, per non farlo mangiare troppo velocemente, perché ci sono tutti gli scompartimenti e c'è sia la versione più grande che la versione più piccola. Però se, insomma, vi piace giocare con le resine, questo è fatto apposta, nel senso che voi fate la vostra colata dentro e insomma dovrebbe venire tipo un fiorellino qua, un sole, vedete come è fatto, e c'è sia più grande che più piccolo, molto molto carini. Adesso vi ho appoggiati sopra il portagioie e qua di fianco, scusate se traballa, ho rimesso il profumo. Comunque vi lascerò anche una ripresa verticale, infatti adesso vado subito a farla, di com'è che magari dalla telecamera non si vede tanto bene perché sflasha un pochino, ma sono veramente molto contenta, mi piace tutto quello che ho preso e devo dire che qualità-prezzo, cioè ci sta. Questo lo adoro, cioè non vedo l'ora di partire per portarmelo tipo dietro, è bellissimo. Ma anche solo in borsetta lo tirate fuori, che magari, che ne so, avete dimenticato
dimenticato di mettere gli orecchini, vi riportate dietro, cioè bellissimo questo, portagioia anche, lo adoro. Mia mamma ha visto anche gli utensili per la cucina ed è stata troppo troppo contenta e questo portapennelli è stupendo. Cioè quando l'ho visto ho detto ma sì lo prendo, però vi giuro alla fine è la cosa che mi è piaciuta di più, cioè va sempre a finire così. Magari la cosa che ti piace di meno poi è quella che ti dà più soddisfazioni, fatemi sapere voi nei commenti se è vero. Oltretutto vi ricordo il mio codice sconto e ve lo lascio giù anche in descrizione e sono troppo contenta di aver fatto questo haul perché un po' di tempo fa anche una ragazza me lo aveva chiesto se magari facevo un ordine per recensire un po' com'era l'app eccetera. Mi sono trovata bene, cioè che dirvi, normale, il pacco è arrivato quando mi aspettavo che arrivasse, le cose sono tutte a posto e mi piace tutto quello che ho preso, sono molto molto contenta. Sono cavolatine, però sono quelle cavolatine che quando le prendi apri il pacco, sono un po' e sei contenta, insomma, io sono contenta. Quindi niente, ci vediamo alla prossima, grazie mille per aver guardato questo video. Ciao!